Natale!
passioni, senza nessun dei cani rossi. È rimasto qua giù. Yeah.
ci collochiamo. Buongiorno. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vappe di fuoco con le ruote, come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora le visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e re. Rendiamo grazie a Dio. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro.
Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da chi ci hanno preceduto, anche nel popolo di Israele. Dove abita Dio? Dove abita? Questa è la mano di Dio. Allora, da questa domanda, dove abita Dio, come Dio, dipende anche chi siamo noi. A una immagine corretta di Dio corrisponde un'immagine corretta dell'uomo. Un'immagine fasulla di Dio corrisponde un'immagine fasulla dell'uomo. Allora, molti ragazzi, giustamente, dicono di non credere in Dio, giustamente, perché hanno un'immagine di Dio falsa, fasulla. E allora non posso credere in un Dio che non esiste. La Bibbia, la storia del popolo di Israele, aveva, non solo il popolo di Israele, anche altri popoli, inventato dei templi. Ancora oggi noi abbiamo degli edifici, le chiese, dove ci riuniamo per pregare. Non è che Dio abita dentro la chiesa. La chiesa è il luogo dove noi ci riuniamo per pregare, per ci concentriamo, celebriamo la messa. Prima ancora delle chiese, il popolo di Israele aveva delle chiese che erano delle tende, in particolare una tenda. Noi abbiamo qui costruito, voi avete costruito delle tende per il campo di reparto. Immaginate una tenda che veniva lasciata libera. Il popolo di Israele, quando si muoveva nel deserto, oltre alle tende che servivano per abitazione dei precursori nella Bibbia, popolo di Israele per i regnanti nel deserto, costruiva delle tende dove abitavano, dove abitavano gli ebrei, e una tenda che stava vuota per favorire l'incontro. Questa idea che Dio quindi sia confinato, vita tua come mai ai piedi della croce, che sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Santo, Santo,
Ok, allora vi spiego come funzionerà questo scontro campale con i nostri cannoni. Ok? Bene. Noi dovremo andare in giro almeno a coppie. Una persona del reparto e una persona del branco. Perché? Avrete in mano del nastro bianco e rosso che ha questa signorinella con i capelli a ricci. Ma lei è brillante. Lo so, capita che ci sono altre donne brutte sulla nave. E dobbiamo accerchiare i malvagi possessori della vela. Perfetto. Però dovete sapere che questi malvagi possono cannonarci anche a noi. Come? Facciamo un esempio di cosa vuol dire accerchiare. Accerchiare, prego, signora Caterina. Ok, Sara Passananti, grazie. Prendere il nastro bianco e rosso. Dove l'ho indicato prima. Poi accerchi lui e l'uomo cattivo. Come lo accerchi? A coppia. Lei sta toccando qualcosa? Oh, così è decaduto, morto. Ok? Bene, è assolto il tuo dovere, hai capito come fare. Con le mani.